Ciao a tutti e benvenuti al consueto editoriale, al mio appuntamento. Oggi parlerò di una notizia apparsa su Rai News il 26 agosto e dove i giornali e anche i telegiornali e la TV ne hanno dato poca rilevanza, poca notizia, ed è l'udienza del mercoledì del Papa. Questa udienza che inizia il ciclo di catechesi aperto da Papa Francesco sul tema guarire il mondo. Ebbene, è interessante perché il Papa nel suo intervento di udienza in streaming, un'udienza molto, poi potete anche vedere, ha urlato delle frasi che sono vere e proprie frustate contro questo sistema. Questo sistema che mi avrete sentito sicuramente più volte scagliarmi contro. Ebbene, alcune frasi sono queste. La pandemia ha mostrato che l'economia è malata. Ancora un'altra citazione che potete trovare sempre su Rai News del 26 agosto del 2020. La pandemia ha messo in rilievo e aggravato i problemi sociali, soprattutto la disuguaglianza. Altra frase molto dura è questa. Questi sintomi di disuguaglianza rivelano una malattia sociale. È un virus che viene da un'economia malata e dobbiamo dirlo semplicemente, l'economia è malata, ha detto Bergoglio. E ancora, alcuni possono lavorare da casa, mentre per molti altri questo è impossibile. Certi bambini, nonostante le difficoltà, possono continuare a ricevere un'educazione scolastica, mentre per tantissimi altri questa si è interrotta bruscamente. Alcune nazioni potenti possono emettere moneta per affrontare l'emergenza, mentre per altre questo significherebbe ipotecare il futuro. No, nel mondo di oggi, pochi ricchissimi, un gruppetto, possiedono più di tutto il resto dell'umanità. Questa è statistica pura, è un'ingiustizia che grida dal cielo. E queste sono tutte citazioni dalla sua apertura, dalla sua apertura al ciclo di catechesi Guarire il mondo. E dice l'ultima. Passa anche attraverso i cambiamenti climatici. Questo modello economico è indifferente ai danni inflitti alla casa comune. Siamo vicini a superare molti dei limiti del nostro meraviglioso pianeta, con conseguenze gravi e irreversibili. Sempre ha sottolineato Bergoglio, continuando, dalla perdita di biodiversità e dal cambiamento climatico fino all'aumento del livello dei mari e alla distruzione delle foreste tropicali. Ebbene, mi soffermo qua su queste piccole citazioni che poi sono argomenti che noi abbiamo sempre trattato su questa radio. Ebbene, in questo periodo cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che sul fronte dell'occupazione, la notizia del 27-8-2006, effetto coronavirus sul lavoro, assunzioni quasi dimezzate nel 2020, era una notizia apparsa il 27 agosto. Effetto coronavirus sul lavoro, assunzioni dimezzate nel 2020, diceva la notizia. Preoccupanti dati dell'INPS sui primi 5 mesi, sui primi 5 mesi. Le attivazioni da parte dei datori di lavoro sono state del 43% in meno, attenzione, in meno, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Pesano l'emergenza sanitaria e le misure restrittive. Poi sul fronte della ricchezza, quindi riprendendo quello che diceva il Papa, Apple, che tutti noi conosciamo come produttrice di telefonini, computer e altro aggeggio elettronico, il 19 agosto veniva riportata questa notizia che Apple ha raggiunto la valutazione record di tra 2 trilioni di dollari, 2000 miliardi. Per dare un'immagine,
2 trilioni di dollari, sono 7 nazioni al mondo che superano questa ricchezza come PIL, e sono gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, la Germania, l'India, Regno Unito e Francia. Tutte le altre nazioni, invece, cioè tutte le altre nazioni producono un valore meno della singola azienda, la Apple. E poi nel fronte ambiente, ci ricordiamo che il 22 agosto è stato la Earth Overshoot Day, il giorno in cui l'umanità ha esaurito le risorse che il pianeta Terra riesce a rigenerare, e quindi mettere a disposizione nell'arco di un anno, che da tempo ormai consumiamo, prima della naturale scadenza che dovrebbe essere il 31 dicembre di ogni anno. Quindi questi gridi, no, del Papa sono fondati. Dispiace che i cattolici, quelli che seguono o vanno a messa o dicono di essere cattolici, questi gridi di allarme del Papa passino inascoltati e non fanno assolutamente niente, mentre noi come piccola radio continuiamo tutte le settimane a sensibilizzare le persone su questi temi, purtroppo con esiti. Diciamo che le persone ascoltano da un orecchio e esce dall'altra la notizia. Comunque già Marx a suo tempo aveva rimproverato gli economisti, parlando di sistema, visto che Bergoglio si scaglia contro il sistema, di aver contrabbandato questa scienza, una ideologia, no? Come scienza, l'ideologia del sistema capitalistico. E siccome è un'ideologia, l'ideologia è vetusta, è obsoleta, e quindi bisogna pensare a un altro modo di produrre, un modo socializzato. Quindi lo vediamo in tutte ormai parti del mondo, popolazioni che si ribellano contro le ingiustizie, contro la fame, la povertà, da una parte, e dall'altra, come dice Bergoglio, pochissimi ricchi adoperano la forza, la violenza per tenere l'umanità sotto il proprio giogo. Ecco, questo è importante sottolineare. E questi movimenti vanno dalla Bielorussia, negli USA contro le ingiustizie delle persone, dei neri, in Libano, in Cile, eccetera, da parti del mondo. Occupy Wall Street diceva 1 a 99, un ricco e 99%, 1% di ricchi e 99% di poveri, che mantengono i ricchi e se lo mantengono con la violenza e la forza data dallo Stato. Ecco la realtà, e pensiamo, se pensiamo di cambiarla. Ma certamente questo non è possibile con i parametri di questa ideologia. Penso solo al fatto che tutto viene misurato in PIL, che vuol dire produrre sempre di più. E lo sappiamo che a questo ritmo la produzione, ormai per produrre questo ci vogliono 3 terre. Sta a noi quindi decidere se cambiare sistema, e quindi ci poniamo questo problema, o continuare in questa direzione con la rischio di andare anche all'estinzione della specie. Ricordatevi sempre di quello che ha detto il Papa, anche se io non sono cattolico, però queste indicazioni sono importantissime. Ciao a tutti e ci risentiamo al prossimo editoriale.